Signore, signori, bentrovati, ben ritornati qui sul canale di PG Esports, al caster desk di Noise, affiancato da un illuminato Moonboy. Siamo tutti pronti per vedere l'Europa emergere vittoriosa e la Cina cadere? Lo scopriremo presto. L'ho detto. Ma io non valgo, ormai è il CS ormai fuori. Ormai l'hai detto. Allora, senti, io ho testimonianza di tantissime storie di noi caster che scrivono 2-0, win, quindi io sono l'ultimo che va ad aggiungersi, quindi... Perché a me è messo questo onere? Perché non... sei, perché quella è la telecamera e tu siamo qua davanti e l'hai detto. La Cina emergere vittoriosa non funziona tarde. Più. Adesso sapete con chi prenderla. Signori, ti passo la parola perché io sono stanco. Sono strabiliato questa serie. Io, signori, è qualcosa di spettacolare. Siamo al game 5. Mio Dio. Silver è stato scrapato. Champ sono stati poggati. D è stato pepato. Tutto. Siamo pronti. Abbiamo avuto il nostro buipo comunque gigante. Abbiamo avuto il nostro buipo quotidiano. Siamo alla resa dei conti. Ormai non c'è nient'altro oltre a questa singola partita dove si decide tutto. Ed effettivamente, come menzionato da Azeil su Twitter, visto adesso mentre eravamo in pausa, è una mossa molto intelligente da parte di Fnatic perdere queste due partite, perché lì si perde sempre contro l'LPL in best of 5, ma adesso è una best of 1. Adesso è una singola partita, è una partita secca. Chi vince questa vince tutto, porta a casa l'onore e la gloria, avanza nel torneo, non torna a casa a mani vuote. E questo è tutto ciò di cui hai bisogno, ormai tutte le speranze sono riposte in questo momento. E per i Fnatic sicuramente un momento difficile, perché... avevi la vittoria a un passo, potevi allungare la mano e prenderla, e non ce l'hai fatta, e poi non ce l'hai fatta di nuovo, e arrestarsi così al game 5 con davanti la minaccia di un reverse sweep è una delle situazioni di pressione più alta in cui tu ti possa mai trovare come squadra, come competizione. L'unica cosa che poteva andare peggio poteva essere la finale. Poteva non essere i quarti, poteva essere la finale. Ma comunque sei davanti all'avversario più temibile del torneo. Sei contro la squadra che tutti hanno già piazzato spedita verso la finale. Sei contro la squadra dalla regione che negli ultimi 2 anni ti ha sempre rimandato a casa. Sei all'opportunità della vita. E te la sei lasciata sfuggire 2 volte, adesso la presa deve essere stretta. Il momento è giunto quindi, signori, il momento di posizionarsi sui propri PC, fronteggiare l'avversario di lane e darsi battaglia un'ultima volta per un ultimo game per l'eterna gloria, perché chi vince in ogni caso uscirà fuori da una best of 5 massacrante. Questo è curriculum, queste non sono cicatrici che ti feriscono, ma sono cicatrici che ti ingigantiscono. E come? Se lo siamo sarà. In selezione dei campioni, signori. Fnatic Blue Side, Top Esports lato Red Side. Vedremo ancora una volta i cambiamenti. No, immediatamente ban su Lucian lato Top Esports. Tra l'altro abbiamo la base strumentale della canzone dei mondiali, come rischiare di accompagnarci in questa quinta Champion Select, quindi... D'altronde... È il momento di take over. Ancora una volta, ban mirati su quella corsia centrale, Syndra, Lucian, Orianna, 3 su 4 per adesso, set rimosso dai Fnatic stessi, che quindi non vogliono rischiare di riproporre lo stesso stile ancora una volta con quel set su Illisang nella corsia inferiore. Lulu addirittura come terzo ban, immediatamente vuoi andare a limitare il potenziale di quegli enchanter per Yuyanja, esporre ancora una volta la corsia inferiore ai rischi. Bisogna limitare il potenziale, si è visto comunque in queste ultime 2 partite anche Yuyanja essere un pochino più libero, presente, di poter creare quelle distrazioni. Mi viene in mente anche solo la partita con la stessa Karma, cosa è riuscito a fare comunque. Già, assolutamente. 2 partite dove... Ha comunque un po' sofferto, ma in maniera molto più chiara, molto più resistente di quello che ci è stato proposto nei game 1 e 2, quando i Fnatic invece hanno sfruttato quella debolezza per portarsi a casa dei buoni vantaggi. Ma sono i sorrisoni di Buipo che ci fanno ben sperare, sono quei sorrisi nella guerra che ti danno un po' di pace, di serenità, di tranquillità al proprio cuore. Vedremo, alla fine sarà Senna, una selezionata per Reckless. Quell'over è fattibile? È fattibile, ma vedremo. Fattibile, ma ben improbabile, sì, immagino. Infatti, sono... non credo che tu voglia andare verso... per spiccare Urgot del game 5 del
Un po' too much. Oserei dire. Alla fine sarà Ezreal ancora una volta per Jekylov. Un'ennesima ripetizione all'interno di questa serie. Potevamo prendere il game 1, massimo 2, fare un po' di chopping, prendere uno soundboard e poi castare gli altri tre game. Dopo le prime due partite è iniziato a ripetersi tutto. Pezzi di qua, pezzi di là. Sembra di vedere una di quelle serie televisive, una specie di dark, no? Viaggi nel tempo ma strani. E vedi i pezzi del presente, nel futuro, nel passato. Vedi in maniera più mitologica. Sono due squadre che non troveranno mai pace e il loro unico obiettivo è continuare a combattersi all'infinito con gli stessi mezzi, gli stessi strumenti. Una guerra che non ha fine. Se vogliamo continuare, estendere questa best of 5 anche oltre, puntare alla best of 7, best of 9, io non vorrei vedere altro. Queste squadre ormai ci stanno regalando dello spettacolo fantastico. Possiamo continuare. Nel mentre prendiamo tempo, arrivano anche i nostri colleghi. Continuiamo. Ci diamo pure il cambio. Facciamo 5 game a testa. Si continua per sempre. Che bello. Ribadisco, finché questi sono i Fnatic che si presentano a questi mondiali con queste performance. Wow, e dagli 7-8 game. E chissà cosa ci scappano fuori tra questi due team come draft. Quindi. Poi una certa, mi immagino che cambieranno anche i campioni. Si arriva anche a gare. No, la minaccia è quella, ma... Mio Dio. Vedere già queste fasi iniziali... Questi over. Io ho un po' di paura su cosa Knight possa andare a selezionare. Ok, sarà il Silas. Accapponare la pelle. Sì, è la definizione giusta. Silas, ottima risposta a Twisted Fate. Già. Globalità per globalità. Già, vai a rispondere a quella suprema con potenziale dalla tua. Mi preoccupa un po' che i Fnatic siano riusciti finalmente a mettere le mani sia su Rakan che su Twisted Fate, due campioni che sono stati loro negati per buona parte di questa serie. E i Top Esports, ancora una volta quelli di Simper Karsa, ha sicuramente avuto una fantastica performance nelle ultime due partite. Karsa, uno dei maggiori promotori del successo della squadra nelle due vittorie, senza dubbio. Già. E vederlo tornare sull'Isin adesso promette ancora una volta un early game esplosivo. Quello è vero, però un po' mi dispiace. L'ultimo game ha voluto vederlo, però effettivamente ha avuto il suo quarto game dove ha brillato, quindi non mi posso dire insoddisfatto. Arriverà Camille come ultimo ban lato Top Esports. Questo mi fa pensare, il mio cervello inizia ad azionarsi, mentre Yumi, e poi vedremo l'ultimo ban per i Fnatic, dove sarà diretto ancora supporto? Quell'orno. Già, alla fine questa volta... Così fondamentale. Già, questa volta vuoi evitare a tutti i costi di trovarti ancora una volta in corsia superiore, quell'enorme muro di carne marcescente e violenza chiamato Sion che si mette davanti, ti posa e tu sei che vabbè, allora niente, scusa, fai ciò che vuoi. Volevo, ma a quanto pare non posso. Al fianco di Nezera sarà Leona per Yuyanja. Questo non è male per i Fnatic. È lo stesso matchup che hanno proposto nel game 1, se non vado errato. Senna Rakan contro Ezreal Leona, quindi tanto di cappello. Hai quel Twisted Fate questa volta al tuo fianco da sfruttare per Nemesis che non hai mai avuto disponibile nel resto della serie. E hai ancora la selezione adesso della giungla per Selfmade. Quindi già vediamo dove vogliono andare a parare. Arriva Gangplank alla fine per Weibo. Okay. Un po' una sua specialità del passato. Uno di quei campioni su cui Weibo ha sempre fatto affidamento nei momenti di grande pressione. Un po' uno dei suoi evergreen. E adesso per l'appunto manca Selfmade. Cosa c'è di ancora disponibile per lui? Non c'è più Graves, non c'è più Kindred che voglia andare su Hecarim a questo punto, ma non so quanto posso coordinare la sinergia con il resto della sua squadra. Infatti arriverà Gragas, quel Gragas di cui abbiamo parlato. Un Gragas che Selfmade e Karsa come forse unici jungler ci hanno proposto anche nel meta attuale. Adesso tocca al nostro rappresentante europeo. Wow. E Gragas, rappresentazione del caos nel teamfight. Questo deve essere molto importante e fondamentale. Già. E alla fine arriverà Vladimir per 369. Vladimir è un pick particolare, non molto. È chiaramente comunissimo come pick, anzi l'abbiamo visto bannato dai Fnatic nella scorsa partita, se non vado errato, forse in quella di, o forse in due game fa, insomma c'è stato un game in questa serie dove hanno bannato quel Vladimir per evitare un potenziale counter pick su quel lato. Vladimir è un campione che tradizionalmente se l'ha sempre cavata molto bene contro Gangplank, perché Gangplank vuole puntare nella fase di corsia a infastidire gli avversari, sparare con le parlè, trovare quindi quel cambio di sustain con la presa dell'immortale. Vladimir dalla sua, ogni parlè può rispondere con una trasfusione, riprendere un po' di HP dalla sua, minimizzare quindi l'efficacia dei trade di Gangplank e poi scalare al suo pari se non meglio.
Ma soprattutto la cosa che mi preoccupa è che Vladimir è sempre stato un saldo, un caposaldo della top lane dell'LPL. Abbiamo le leggende di giocatori come Deshai, che con questi Vladimir riescono a prendere controllo totale delle partite. E questa è la legacy che i Top Esports e 369 in primis si sta portando dietro con questo campione. Questo è il proprio agio, il proprio comfort, è il proprio successo. Deve esserlo. È bello vedere anche i coach, ovviamente, oltre player, accumulare tutta quell'attenzione, poi al pugno rilasciarla e tornano dicendo: ho finito. Quello che devo fare, ho fatto. Già. Ce la faccio più. Devo tornare indietro. Beh, sarebbe interessante sapere un po', perché immagino molti coach ti dicano: beh, sì, loro, conti fatti, adesso hanno finito. Hanno fatto il loro draft, hanno dato gli ultimi consigli ai player. Mai finito. Hanno dato il pugno al coach avversario. Adesso arriva la parte più stressante, quella dove non puoi fare niente. Cioè, no. Devi guardare la tua squadra. Devi sperare. Riporre la fiducia in loro e sperare che ti portino al successo. Ma, insomma, se sentiamo noi qui la tensione, la pressione, da casa, non osi immaginare loro. Il pensare alla pressione che stanno accusando i player e chiunque, persino lo staffer della Riot, mi mette altra pressione, altra ansia. È un continuo ricircolo di... Mi sento schiacciato dalla gravità. Ah, e siamo solo ai quarti di finale. Ma questo non è assolutamente un quarto di finale. Questo poteva essere tranquillamente una finale. Queste performance. E questo mi fa solo ben sperare, perché questi sono per l'appunto i quarti di finale. Cosa possono proporci le semifinali, le finali? Qualcosa di stroboscopico. Comunque non concepibile per adesso. Qualcosa di nuovo. Non lo so. Io mi sto già leccando i baffi. Mi sto già pregustando quello spettacolo. Ma prima di arrivare là, dobbiamo regolare questo conto. 2-2, Game 5, scontro finale. Presented by Spotify, arriva Fnatic contro Top Esports per la sopravvivenza. E signori, la landa degli evocatori per un'ultima volta con Silver Scrapes a riecheggiare negli echi infiniti del tempo. I Fnatic, l'Europa, ad un passo da quella vincita, con quella vendetta così tanto desiderata contro l'LPL, e ad un passo i Top Esports ancora loro sul 2-2. Questa è la resa dei conti. E come sempre, da casa con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo quinto e ultimo game della giornata. Hashtag FNC win, hashtag TES win. Il successo dell'LEC, il reverse sweep dell'LPL, ormai ogni storia è gloriosa. Ormai non si scappa. Questo quarto di finale sarà scritto nei libri. Io voglio sentire da qua la chat tuonare, tremare la terra per il supporto all'Europa. Ad un passo da un sogno. Perché battere coloro che come regione ci hanno sempre cacciati via a calci è la vendetta che ci meritiamo. E avere l'opportunità di riprovarci ancora una volta settimana prossima contro l'ultimo, a quel punto, team LPL rimanente. Fnatic hanno sicuramente una missione molto ardua da loro, ma tutto parte da qua. Primo early game con start bot side per entrambi i jungler. Selfmade che si muove addirittura verso i Krug immediatamente, sfruttando il potenziale di clear ad area di Gragas. Non è qualcosa che gli dà troppi problemi. Sappiamo che Gragas è un campione che, dal momento che opta per quel predatore come runa, uno dei pattern tipici di clear che vediamo è startare da un buff, il buff del lato rosso della mappa, pulire tutti e tre i campi, tornare in base, acquistare subito le scarpe, sbloccare immediatamente quindi l'opportunità di muoversi con quel predatore e andare a cercare interventi sul resto della mappa. Ora, il fatto che si trovino sul lato blu della mappa vuol dire che se vai per questo stile, per questa opzione, allora c'è di priorità di gank sulla corsia inferiore, perché pulendo tutta la bot side e tornando in base per l'acquisto, non ti ridirezionerai verso la corsia inferiore per cercare un'aggressione, perché non avrai dei campi da farmare. Per ottimizzare il pathing dovrai andare verso il nord, verso la parte superiore della tua giungla. Karsa sta già puntando un'aggressione. Arrivano le catene. Forzato Nemesis all'ingresso! Primo sangue nelle mani di Karsa! Che pulizia di esecuzione. Karsa non lascia Nemesis scampo. Nemesis non riesce nemmeno a flecciare prima che la Q arrivi su di sé. Knight perfetto con le catene. Karsa preciso con il colpo risonante. 1-0 Top Esports. E quale macabra poesia ora mi viene in mente nel pensare che proprio per colpa di un Lee Sin l'Europa uscì fuori su quel 3-0 della finale. E qui si ripresenta un Lee Sin che pronto già inferisce un primo sangue. L'eredità di Tian adesso per Karsa, la sua responsabilità, la sua legacy, persino skin, la sua skin. Tra l'altro. Esatto. Ah, ahimè.
Primo sangue nelle mani dei Top Esports, un vantaggio già iniziale. Vedremo come andrà ad evolvere la situazione. Qui l'ama dello Zenith, seguita molto bene, arrivano diversi controlli di root da parte di Reckless. I danni però che Jaglover riesce sul punto e clic a inferire non sono affatto male. Già, la differenza si nota. Notevole aggressione e sì, l'eclissi di Yuanzhou gli permette di essere molto resistente, molto difficile da aggredire, da rispondere a questi trade back. E la passiva va a incrementare molto il DPS di Jekylov, che riesce tranquillamente a concatenare attacchi, colpi mistici tra un colpo e l'altro nella passiva della stessa Leona. Per i Fnatic giocare questo early game deve essere un'azione molto delicata, non puoi esagerare e a volte questo si fa sentire, ma si tratta pur sempre dei Fnatic, si tratta pur sempre di questa squadra. Lo stile deve essere quello di spostarsi verso l'aggressione o verso l'immobilità. E non vogliamo vedere troppa immobilità. Vogliamo vedere dei Fnatic che piuttosto vadano a cercare aggressioni fallendo. Perché sappiamo che è il modo migliore per garantirci un successo. Per garantirci un... non per garantirci, per cercare di trovare un successo. Tra vedere, siamo solo al quarto minuto. E ogni azione è un passo gigante. Già. Ogni movimento è un viaggio. Quella situazione da Game 5 noi le abbiamo viste ormai così tante volte. Ma non ti abitui mai. Non ti ci abitui mai. Negli ultimi playoff, ma sì, non è una cosa a cui puoi abituarti facilmente. È una situazione in cui chiaramente ogni giocatore gioca con un livello di attenzione ancora più forzato e a tratti ancora più difficile da trovare a causa della stanchezza, della serie prolungata che ormai hai alle tue spalle, delle due sconfitte consecutive che i Fnatic si portano dietro. C'è bisogno di mantenere la lucidità. Nessuno vuole essere il giocatore che fa l'errore. Nessuno vuole essere il giocatore che lascia lo spazio agli avversari. Drago per i Top Esports, Drago della Montagna. Giusto un po' di resistenza in più, ma nulla di particolarmente importante per ambedue le squadre in generale. Qui self-made. Un accelerante potrebbe forzare. Flash! Oh, okay. Self-made! Sorrisoni! 369 implode ancora prima di poter fare qualsiasi cosa. Già, nessuna chance. Né flash, forse pozza di sangue nemmeno disponibile. Considerate quanti pochi HP aveva. Probabilmente era appena uscito da un trade un po' svantaggioso con Bwipo. Teletrasporto impegnato. Comunque 369 torna in corsia. Primo sangue per il self-made è ancora una volta un... dare un po' di risorse a uno dei giocatori più importanti di questi Fnatic, uno dei carry ma anche i direttori d'orchestra. In questo Gragas chiaramente il suo ruolo ben diverso da quello che abbiamo visto nelle vittorie, certo, fino adesso con la sua Kindred. Però un'opportunità e una responsabilità e una capacità di esecuzione non inferiore. Anzi, Selfmade con questo Gragas è sempre stato molto preciso nel trovare i suoi bersagli e nel cercare le aggressioni necessarie. E soltanto bisogno di lasciare un pochino più di responsabilità diretta a Reckless, a Bwipo, a Nemesis in parte, con il loro di carry. Bisognerà stare anche molto attenti in ogni caso a, per l'appunto, ormai quei livelli 6 arrivati in corsia centrale, Nemesis e Knight. Quando non li vedi in corsia è un problema. Per Knight ovviamente c'è quella piccola clausola del dover andare a rubare la Superman di Nemesis. Non potrà farlo sempre, questa è forse la parte più fondamentale, ma non mi aspetto che ci saranno grandissime occasioni in questa partita per entrambi di poter cogliere anche solo un obiettivo alla sprovvista più di una volta di seguito. Già, ancora una volta Nemesis deve stare molto attento, potrebbe essere vittima di un'aggressione. Ha Illsang e Selfmade un po' in tasca al suo fianco e quindi si sente anche un po' più convinto, ma spesso quella convinzione può anche rivelarsi molto rischiosa. Carsa cerca l'inserimento. Carsa trova l'inserimento dentro anche l'ama dello Zenith. Arrivano le cannonate in ogni caso. Pronte le catene di Knight. Vanno a cogliere l'obiettivo. E Illsang costretto ad una fuga per flash. Mamma molto mia. Molto bravi. E Knight sotto stone è ancora vivo, così come Carsa. Tanti danni, ma che purtroppo si spreadano su entrambi i bersagli. Già, anche le cannonate di Bwipo purtroppo non aiutano a dare il colpo di grazia. Che esecuzione da parte di Carsa. Ancora una volta. Un Q perfetta sul minion della backline per chiudere le distanze, creare l'insec e garantire un'altra uccisione fenomenale. Nemesis preso di mira su questa mid lane e lo sente. Già, proprio qui c'era ben poco da fare per lui. Che Q meravigliosa. Wow. E la fluidità più che altro del movimento. Quella non ha nemmeno completato l'animazione della Q, non ha nemmeno fatto i danni al minion. È rimasto il marchio su, quindi purtroppo sì, Nemesis si sentiva fiducioso del fatto di avere Illsang e Selfmade al suo fianco e poteva puntare a quell'aggressione, a quel 3 contro 1, stava soltanto magari affricchiando un po' la tavola, baitando Knight, ma è stato lui la vittima in maniera anche molto rapida e decisa. Già.
vantaggi in ogni caso che non sussiste. Entrambe le squadre su una parità totale. Questo grazie al fatto che comunque sì, c'è quella uccisione di rimando, ma in ogni caso in ogni corsia c'è parità totale di minion. Questa cosa è... questo è l'equilibrio fatta persona. Già, il fatto che i Fnatic si trovino sotto in uccisioni, ma praticamente a pari livello di gold. Top Esports hanno quel primo drago che sicuramente un po' li aiuterà a progredire, anche perché non era l'obiettivo a cui tipicamente davano molte attenzioni nella serie. Sono sempre stati concentrati più sul lato superiore di mappa che altro. Già, più sul messaggero. In ogni caso, differenza sostanziale deriva dal fatto che non c'è goccia per Jekylov, piccone e poi quel cristallo, mentre invece per Reckless c'è goccia e piccone. Inizia già un po' di stacking per quella manammune, leggermente accelerato per quanto riguarda lo scaling. Early game che comunque dà ai Top Esports quella soddisfazione di aver creato le opportunità e potrebbero esserci nuovo. Dello Zenith, arriva la fiammata, calcio che distoglie per un attimo dei controlli, ma poco importa. Knight mantiene addirittura quella suprema, potrebbe essere usato su Nemesis per evitare su quel flash il riutilizzo di quel barile esplosivo, ma alla fine non ce ne sarà occasione. Ancora una volta che pulizia da parte di Top Esports. Viaggia dietro il muro, salta dentro, controlli. Letali, letali questi Top Esports. Ricorda molto più quasi un game 3 di un game 4. Questi sono Top Esports che partono alla grande, che ingranano fin da subito. Sarà necessaria una ripresa da parte di Fnatic e ce l'hanno mostrato. Game 1 e Game 2 non stavano partendo in vantaggio. C'era stata la ripresa nei team fight. Ma per adesso i Top Esports pestano. Anzi, il Game 4 ha visto i Fnatic partire in vantaggio. Ma attenzione, Illisang immagina! E per poco non coglie l'obiettivo. Salvo Karsa. L'altro primo di flash con War Jump molto poco utile. Da, rivediamo ancora una volta qua il fight. Ottimo Inz, Karsa sta veramente performando bene con questo Lee Sin. Lee Sin in Italy, due jungler del game, e ha giocato veramente bene. Poco da dire. Sì, ma come dicevo, per appunto, il Game 4 i Fnatic erano partiti in vantaggio. Eppure questo non ha aiutato per niente. Anzi, è proprio quando sono partiti in un minimo di svantaggio che i Fnatic sono riusciti poi a trovare la quadra. Già, già. La speranza è quella. La speranza deve essere quella. Wipo, molto aggressivo ai danni di 369. Poi trade. È un po' problematico giocare adesso attorno a questa corsia superiore, perché sai già che nessuno dei due è ancora a proprio agio con le Power Spike, quindi è sempre una di quelle questioni del stiamo fightando, ma in realtà stiamo soltanto aspettando che qualcosa accada, che raggiungiamo che i nostri oggetti, supreme, che diventiamo un pochino più forti, un pochino più pesanti. Quindi sì, c'è un po' di... c'è quest'area di azione continua, ma c'è anche molta attesa e molta prudenza contemporaneamente. Top Esports che si portano a casa un altro drago, portandosi quindi su questo 2-0 in stacchi elementali e una landa dell'oceano ancora una volta. Il potenziale di avanzare in rush verso quell'anima è molto concreto. E i Top Esports, avendo affidato così tanta pressione all'early game, fanno affidamento su questo, perché piano piano poi quel Lee Sin un po' di... un po' di rilevanza la perderà. Sì. Vedremo. Per adesso il vantaggio ora è un pochino più netto grazie a quell'uccisione. C'è ancora un messaggero da utilizzare. Placature per altri due minuti ancora. 2-0-1 per Knight. Karsa minaccia, pulisce. Bisogna vedere il primo utilizzo. Potrebbe esserci per l'appunto adesso in corsa centrale per dare un pochino più di effort alle risorse di Knight. Sarà giusto qualche placatura, nulla di più. Già, Knight beneficiario di molte delle risorse in questa partita. 2-0-1, quindi 100% di kill participation, placature ottenute su questa corsia centrale. Ci stiamo già muovendo sui 1400, quasi 1500 gold di vantaggio per i Top Esports, che come abbiamo visto nel game 3 è stato il significato di una grande partenza che i Fnatic non sono mai riusciti ad arrestare. Primo sintomo. Movimento mid, immagino che Nemesis voglia muoversi verso la corsia inferiore, ma in realtà no, saranno nuovamente la duo botta a riposizionarsi. Movimento che lascia forse fin troppo spazio a Jekylov. Tutte Jekylov placature. Sta prendendo un sacco di placature. Yuanja e Karsa in realtà tutte nascosti in quel cespuglio stavano quasi cercando di tendere un agguato. Dicevano prima o poi arriverà qualcuno qua e non si aspettano che noi stiamo nascosti qua dentro per tutto questo tempo. Anche per cercare di limitare un po' le risorse che Jekylov sta acquisendo, ma placcatura dopo placcatura... Jack è bello ricco ormai. Non lo so, è un movimento che non ha portato a niente se non lasciare altro spazio a Jekylov.
non hai creato pressione, Nemesis non ha sfruttato tutto il trasporto o destino, perché ovviamente con il pericolo incombente di un dive su una placcatura rimanente di torre, insomma. Sì, non era molto facile da eseguire. Alla fine è stato quasi più un pretesto per muoversi verso per creare un lane swap, sì. Un po' fuori dagli schemi, diciamo. Diciamo così. Arriva il destino, il calcio per andarla a connettere, facile tra Knight e Kars a chiudere su Nemesis. Carta gialla, su uno, su un altro. I danni li vedono favorire. E per Knight una facile uccisione con Jekylove adesso, toccata e fuga, arriva lo Charm. Selfmade quasi non ci credeva, ustione, Jekylove è libero comunque di uscire tra purificazioni e flash. Weepo, solo kill, i danni di quest'ultimo, poi arriva un movimento pazzesco, Jekylove! Che magia! Poesia in movimento, Jekylove! Purificazione, momento spostare il cane, flash per doggiare tutto! Oh, wow! Tutto! E poi Illisang morirà come conseguenza, ma di una magia, Jekylove! Wow. Che reazione a catena! Sono veramente senza parole. Jekylove sta mettendo in campo la stoffa del campione. Cosa? Le mode di Victus Gaming, non a caso. Non a caso. Jekylove ricorda che ne ha già uno di trofei. Replay! Qui è un replay. Che azione. Mio Dio. E ci sarà un'altra torre, ancora una volta. Prima torre per i Top Esports, seconda a seguire adesso poco dopo. Immagino stessero cadendo contemporaneamente, cadranno quasi in contemporanea. Portando la Gold Reed a 3700 unità d'oro, abbastanza nette. Weepo che si prende la solo kill in corsia superiore. Questa è bellissima. Notevole, tra una torre e l'altra oltretutto, un inseguimento lungo un'era. Con 369 che ha fatto veramente del suo meglio per cercare di distanziare l'avversario, ma alla fine quel flash parlé. Fatti rinforzare il pirata, e qua rivediamo i movimenti di Jekylove, sono stati fenomenali. Questa E in avanti che beta quindi l'aggressione. Selfmade che inizia a caricare il predatore, deve aspettare di aggirare i minion per avere il line up con il body slam. Vede Yuan già arrivare, vede l'opportunità, flash avanti, purificazione, flash per evitare il barile, passo in avanti per evitare il barile esplosivo. E poi sidestep per evitare anche la suprema di Sam. Selfmade aveva già preventivato una ritirata all'indietro, ma devi mettere in questa l'LPL. L'LPL non schiva indietro, l'LPL schiva avanti. Ti corre in faccia quando vuole schivare gli skillshot. L'LPL schiva avanti. Ora su Nemesis l'aggressione, Kars molto aggressivo. Kars sta veramente rendendo la vita di Nemesis un inferno. 0-3-0 non può non può veramente guardare dietro a nessun angolo. Fare l'esplosivo, Jekylove questa volta. I danni però ancora una volta si riescono ad accentrare molto bene. Selfmade trova l'uccisione, adesso su Yuan già un altro inserimento. Knight bloccato dallo stordimento. Grazie al regicidio i danni potrebbero bastare, potrebbero trovare i danni. Nemesis sul lato sbagliato con il barile di Weepo, però minaccia pesantemente. Vita salva per Nemesis. Questo potrebbe essere un primo avvio sul drago per i Fnatic, non è male. Già. Non c'è lo smite di Selfmade però. I Top Esports non lo sanno, basta rispettare il vantaggio numerico. Sì. Il bluff funziona, non vuoi rischiare troppo. Andranno sul secondo messaggero però a quanto pare. I ping di Kars sono immediati. Il tempo dovrebbe esserci, grazie anche all'intervento poi di 369 che ha preso il vantaggio e controllo totale della mid lane. Rivediamo cosa è successo. Jackie, questi salti in avanti purtroppo un po' lo vanno a punire, questa volta in maniera più chiara. Questa volta non c'è lo stesso potenziale di dodge. Con l'ingresso anche di Weepo i danni effettivamente iniziano ad accumularsi un bel po'. Un peccato che non siano riusciti a chiudere anche su Knight. Knight ha giocato molto bene, soprattutto questo barile esplosivo per separare gli avversari. E stava per appunto isolare Nemesis e portarselo a casa, quindi c'è anche da asciugarsi un po' la fronte che Nemesis non abbia concesso addirittura la sua quarta morte della partita. Non il migliore dei game per lui, certamente, ma sta reggendo il colpo nonostante tutto. E alla fine non c'è bisogno che questo ti serve di prendere il controllo, diventi il carry principale della squadra. Hai la suprema che ti dà utility, carte gialle. Questo è tutto ciò di cui hai bisogno. Weepo sta facendo veramente un lavorone. Sta mantenendo il ritmo di scaling dei carry avversari. Ed è una delle principali condizioni di vittoria dei Fnatic in questo momento. Aggrapparsi a questo Gangplank, dargli le risorse per portarselo a casa. Se ci riesce, è il più largo che abbiamo mai visto. Poco ma sicuro. Momenti di tensione ora. 2300 l'unità di vantaggio per i Top Esports. Due draghi a uno. Prossimo tra 3 minuti e 35 secondi. Barone tra 2 minuti esatti. Piano piano le power spike, o meglio gli oggetti, iniziano a intensificarsi l'equipaggiamento. Una mano ancora da trasformare per Jekylove. Knight su una solida doppia componente con ormai Zonia già nell'inventario. Quello è un bel modo di decollare.
con un campione che tra l'altro si giocava molto bene in scenari da fight, da late game, come questo Sylas. Knight, e ti permette delle azioni di outplay non indifferente, questo Knight è il vero problema. È messo veramente bene in questo momento della partita. Però anche Buipo. Buipo mantiene un buon farm, delle buone caratteristiche, un buon 2-0-1 con già con la virtù della triade e un next drink. Già, alla fine c'è un po' di una percezione forse anche un po' troppo negativa in questo momento, sì, Tony Fatic, perché Nemesis ha sofferto sicuramente molto, ma il resto della mappa in realtà se la sta cavando. Illistan sta trovando dei buoni engage, Reckless si sta mantenendo con un ottimo farm con questa Senna, e anche se non ha preso grandi risorse dalla sua, il suo scaling e la sua progressione sappiamo arriva anche oltre ai meri oggetti, con la carica delle anime e con l'avanzamento della partita quella Senna diventerà sempre più pericolosa. E Selfmade ha avuto degli ottimi inserimenti per adesso, quindi i Fnatic non devono perdere la speranza, assolutamente. Sono ben lontani, sono forse più ravvicinati ai loro avversari di quanto possa sembrare. Momenti di stallo per adesso. Dopo alcune schermaglie si ritirano, farmano, raccolta di risorse. Alcuni oggetti ancora da completare. Mannaia oscura per Karsa. Cannonate rubate da Knight e utilizzate. Rubati in precedenza da Buipo, utilizzate adesso un pochino più di pulizia, un pochino di aggressione. Bisports che stanno cercando di tenere un po' il controllo della giungla dei Fnatic e montare qualche pick, qualora dovessero trovarlo. Karsa sempre in agguato, sempre alla ricerca di un bersaglio fragile da eliminare. Il problema più grande, più che altro, è che stanno giocando molto bene i top esports. Attenzione, aggressione che scatena la Suprema di Isaac, ma nulla di più. Dicevo, giocano molto bene contro la Suprema di Nemesis, perché chi lo va a fronteggiare è per l'appunto Knight. Già. E quando sei completamente schiacciato non è facile usare quella Suprema per avere questo vantaggio, perché d'altro canto hai Knight di fronte che può rubartela e inseguirti. Già, assolutamente. E sono loro in vantaggio comunque di risorse per adesso. Assolutamente. Yuan già. Mano dello Zenith. Molto energica. Molto rapido Illistan, soprattutto a portarsi sulla ritirata con una fiammata che se ne va, ma anche un destino in risposta utilizzato. Quasi più sembra per vedere il potenziale follow up degli avversari, per garantire visione, quindi confermare la presenza, la necessità di ritirarsi o di rispondere. Che altro? Due supreme che se ne vanno, cooldown non paragonabili purtroppo, quello di Nemesis un po' più alto. Quindi alla fine comunque i top esports se ne escono avvantaggiati. Si respira aria di tempesta, secondo. Siamo fermi da troppo tempo, 21 minuti, soltanto 10 uccisioni, decisamente insolito per queste squadre. Ci sono le nuvole e la tempesta in fondo. Ah, e soprattutto tutte e 10 le Summoner Spell sono disponibili, questa è la prima che se ne va, il teletrasporto di Knight per raggiungere la zona di questo drago. Top Esports vogliono puntare al Soul Point. Vogliono quel Soul Point, i Fnatic ovviamente devono in qualche modo arrestarlo. Primi colpi di Jacklove, se non altro ha già usato lo spostamento arcano in avanti, quindi non potrà andare più avanti di così, se non altro. Questo è positivo per i Top Esports. Cercare di trattenere un po' Jekylov è sempre stata una tendenza, beh, anche agli scorsi mondiali. Sta proteggiando 4 persone. La sua Kai'Sa ce la ricordiamo molto bene. È contro 5 persone in mid da solo che continuava a punzecchiarvi. Questo ha permesso ai Top Esports una chiusura, Selfmade in ritardo. Forse questo però è il momento migliore per ingaggiare, ma attenzione perché trovano Buipo, i danni iniziano già ad accolarsi. C'è un emopiaga sopra di lui, Jekylov chiuderà facilmente l'uccisione. Dentro anche con Illisang, costretto alla fuga, la fiammata e poi i danni di 369 che implodono i Fnatic. La backline per Illisang. Non c'è via di scampo, Reckless e Nemesis in fuga. Molto frettolosi i Fnatic ad avvicinarsi a questo fight, vengono puniti dalla chiusura avversaria. Non rispettano la mancanza di visione nella giungla, vengono chiusi a tenaglia. Adesso Top Esports addirittura vanno sul Baron. 22 minuti, come nel quarto game, non mollano. Top Esports tirano dritto e trovano quel fight vincente per il Soul Point e ora anche un barone. La Gold Lead si impenna e i Top Esports ancora una volta cavalcano l'onda del loro stesso successo. Creano il terremoto, creano l'onda e la cavalcano. Top Esports queste cose riescono a tirarle fuori dal cilindro, veramente. Un vantaggio in questione di attimi ancora ribaltare una volta attorno a questi fight. Hanno completamente ribaltato. Beh, stavano già mantenendo un leggero controllo, ma l'hanno accelerato, veramente avviato. Hanno ribaltato addosso ai Fnatic, mettiamola così. Se non altro, questo Baron immagino non andrà a chiudere la partita come nelle ultime due partite. È stato un 1-2, primo Baron secco, si tira dritto e si finisce. Top Esports forse saranno un pochino più disposti a frenare a questo giro. Anche se i Fnatic
Sono indietro a livello di progressione, di oggetti, di power spike. I top esports stanno volando. Knight sta volando verso il terzo oggetto. Jackie ne ha già chiusi tre. C'è da dire che la lama di Malmortius per Bwipo, per quanto utile, lo ha pesantemente rallentato. Già. Ed era l'unico in vantaggio a livello monetario. Era l'unico che stava seguendo un po' il trend in crescita dei top esports. Già. Questo vuol dire che adesso lui è sotto di quasi due oggetti. Già, non so quanta fretta ci fosse nel chiudere immediatamente l'intero oggetto. Non è un oggetto che è così efficiente se proprio tu non abbia bisogno di quella D e quella riduzione di carica bonus, ma potersi muovere verso un altro oggetto forse sarebbe stato meglio. Ma beh, che può dire, ormai ma tensione è così alta. Oh, che barile! Jacklove, la E è stata già portata in avanti, la purificazione è già disponibile, utilizzando il flash, ma guarda 369, arriva dalla mid con un ottimo flank, emo piaga che potrebbe essere evitata, i danni comunque su Nemesis e su lo stesso Selfmade arrivano, travolgono la formazione. Questo permetterà ai Tess comunque di andare verso la torre interiore della parte inferiore della match. Oh, questa è... Questo mi preoccupa un po', perché questo fight sembrava essere il fight dei sogni per i Fnatic. Quel barile era stato piazzato ottimo, veramente bene da parte di Selfmade, pure Jackie. Una schivata di attenzione tutto rispetto. Attenzione però, perché adesso ha pochi di fuga, ma Illisang viene bloccato. Bellissima la velocità, più lo stordimento. Mio Dio, Bwipo! Il secondo a cadere! L'hai chiamata! Questa potrebbe essere la fine! Knight dentro! Chiudono anche Reckless! Mancano 45 secondi, sono 30 i respawn per i Fnatic. Cadrà l'inibitore, devono aspettare, devono attendere, servono minion per i top esports. Stanno arrivando in corsia inferiore, arrivano gli spam degli Invictus Gaming Emote. Cassa chiude, signori, questa è una carneficina! I top esports, il colosso cinese, non si abbatte, l'Europa cade, la Cina risplende, sono 3-2 i top esports in vetta in semifinale. Com'è possibile? Ancora una volta arriva il fight a 22 minuti, arriva il Baron e i top esports chiudono la partita in un battere di ciglia. Cosa dicevi? Non sarà questo il Baron? Ora di chi è la colpa, Moon? You do it. Oh mio Dio. Questa serie è stata una continua citazione a se stesso. Una serie strepitosa. I Fnatic abbandonano qua la competizione, ma lo fanno a testa alta. E niente da dire. Nessuno avrebbe pensato che sarebbe riusciti a spingere i top esports a doversi aggrappare a un reverse sweep per arrivare in semifinale. Facce deluse, chiaramente. Facce deluse, ma non più di tanto. Ma non troppo, è vero. C'è comunque dell'orgoglio. Orgoglio messo in campo. Questo è fondamentale. Già. Su cui ci batteremo per i prossimi giorni a venire. Dove già le nostre lacrime sgorgeranno. Mio Dio. Però adesso, ecco, questa era una cosa che, Moon, io stavo pensando in uscita da questa partita. Ho detto, se vincono i Fnatic dirò questa cosa, se non lo vincono dirò questa cosa. E quello che devo dire, per l'appunto, fanno paura adesso i Tez. Perché uno potrebbe dire, beh sì, però wow, i Fnatic li hanno trascinati a tre game, magari erano i migliori Fnatic. Uno potrebbe dire, ma hanno mostrato dei fianchi scoperti. Io in realtà ci ho visto soltanto grande resilienza. Vengono massacrati per due game, schioccano le dita, tornano in campo e lo fanno in maniera sempre più convincente, da un game all'altro sempre meglio. Già, perché per natura del matchup devi già un po' andare a immaginare come la squadra che esce da questa best of five va a presentarsi alla prossima, alle semifinali, dove andranno ad affrontare i Suning. E considerate le premesse, avevi un po' due idee. Se ci arrivano i Fnatic, e adesso contro questi Fnatic cosa vuoi fare? Hanno battuto i top esports. Se ci arrivano i top esports, dici, hanno faticato contro i Fnatic, sono stati portati a 5 game, sembrano quasi dei top esports più indeboliti, ma nell'esecuzione effettiva, la ripresa che hanno mostrato in questi 3 game, siccome è stata un'esecuzione così simile, così continua, coordinata, con i soliti punti, jungler d'early game per Karsa, focus sul ganking e sul mettere pressione fin da subito in partita, aggredire e spingere immediatamente sugli obiettivi, Baron e si chiude, tutti a casa. Questi sono i top esports che mi fanno paura, perché sembrano veramente formulaici. Sembrano che i primi due game sono andati così. Ma adesso accendono il motore, facciamo l'ABC. Obiettivi, early game, Baron, fine. E così è andata per 3 game.
E questa è stato un continuo. Sta succedendo di nuovo. Dove ho già visto questa cosa? Perché? Perché si stanno riproponendo gli stessi scenari, volta dopo volta? Domanda era come, quando, perché. Penso che i nostri occhi si siano seccate le pupille, perché erano continuamente aperte, spalancate per tre game di fila. Già. Non un singolo errore meccanico, anzi fluidità maggiore. Sono migliorate all'interno, cioè in termini di tre game hanno migliorato e perfezionato. Cechilov, i primi due game, pesantemente punito, andava in avanti, veniva massacrato, punito come giusto che fosse. Più avanti andava e più migliorava i suoi dodge. Già, assolutamente. E questo deve fare un po' preoccupare, perché questo ci mostra che se vuoi abbattere i top esports devi schiacciarli subito. Deve esserci. Sono a questo punto i top esports sono un po' litra. Sì. Se non tagli tutte le teste, ricresceranno. Aumenteranno a dismisura, continuamente. Cresceranno e raddoppieranno. Ma di quelli tosti, cioè una sola ne punta tre. Esatto. Uno o due, no, tre. Tre almeno. Esatto, perché veramente in questa serie si sono dimostrati sempre più minacciosi ogni game che posso. E ancora una volta, adesso la mia domanda per te, come sempre, quando vediamo queste best of five, queste. Jekylov? Ancora una volta? Ancora una volta, è devastante. È devastante. È stellare. Guardi le pietre danni che fa della sua squadra. Guardi il game time, 25 minuti. Lo scorso game quanti erano? Erano 29 forse, sì. Il game precedente, non so. Hanno chiuso tutti e tre questi game, probabilmente nel tempo in cui i Fnatic ci hanno messi a vincerne due. È stata, quando si sono attivati, è stata una distruzione chiara, unica. Non voglio dire ripetitiva, perché ripetitiva ha una accezione così negativa, esatto. Però è più quasi un... È una ripetizione della vittoria. Esatto, è un riuscire a ripetere quello con cui hai trovato successo, in la maniera consistente. Vincente. Sembrava che stessero cercando e facendo un po' trial and error. Provano quello che funziona, quello che non funziona, hanno trovato quello che funziona, non l'hanno mai mollato. Mai. E questo quinto game ne è stata la testimonianza. No. Ancora una volta io sono arrivato a quel baron e ho detto, non può succedere di nuovo. E invece. Non può succedere di nuovo che prendono il baron e finiscono la partita. Hanno preso il baron, hanno finito la partita. E a questo giro invece è Karsa. Karsa l'MVP. Karsa l'MVP ancora una volta se lo merita. In ogni caso, il suo Lee Sin, credo che l'abbiano fatto sempre per quella poeticità dell'andare. Già, ma sicuramente anche il primo game che hanno vinto i Top Esports, ovvero il terzo game, è stato Jekylov, se non sbaglio, l'MVP. Perché ha fatto mostruosità con quell'Ezra. C'era cioè barra del danno che occupava Karsa, praticamente l'intero grafico. Ma Karsa stesso era stato un grande promotore di quella partita con il suo Lee Sin. E quindi c'è un universo in cui Karsa si becca il premio di giocatore più importante per i Top Esports nelle loro vittorie, in tutte le loro vittorie di questa serie. Sicuramente, per quanto mi riguarda, è l'MVP della serie. Sì, perché nelle vittorie me. È stato lui a muovere i pezzi, e è stato lui a dirigere l'early game. Però. E nelle sconfitte non è mai affondato pesantemente. Non è stato lui più che altro ad affondare la squadra. Già. Anche perché le uniche due sconfitte ricevute all'interno di questa best-off è stato per l'appunto Jekylov e Yuyanja, che vengono pesantemente distrutti. Lui cercava di fare il possibile, ma con ovviamente campioni per l'appunto come Lissine, se sei già in svantaggio con la squadra, puoi anche fare un kick spettacolare, ma se poi i danni non ci sono, li rimani. Invece no, qui abbiamo visto una fluidità e per quanto adesso il mio cuore è triste. Siamo svuotati, lo vedete. Esatto, però voglio concentrarmi sull'espressione comunque che i Fnatic hanno mostrato, perché non erano tristi, erano orgogliosi, perché hanno avuto delle performance incredibili ed è innegabile che fosse stata una delle performance migliori all'interno di questo anno competitivo dei Fnatic, già. Che hanno avuto diverse difficoltà durante la regular season, Spring già. E Summer. Già, sono un team che sono arrivati a questo mondiale ma con molti punti di domanda. Sono un team che si sono trovati in un gruppo dove se le cose andavano diversamente potevano rimanerci dentro. Se i TSM non collassavano, se gli LGD trovavano più consistenza, più in fretta, quello poteva essere il gruppo in cui già i Fnatic abbandonavano la competizione. Invece hanno trovato consistenza e unità all'interno dei gruppi e anche in questa best of five, contro ogni aspettativa. Quindi veramente tanti complimenti da parte loro. E questo, se c'è un momento in cui essere orgogliosi, è questo. Perché poi di momenti per essere tristi ci saranno. Tutte le giornate che verranno in cui i Fnatic guarderanno il resto della competizione e sapranno che potevano essere lì, potevano essere al posto di Top Esports a giocarsi la semifinale contro i Suning, ma non ci sono riusciti per poco. E quindi questo è il momento in cui accettare quello che sono riusciti a fare fino a un certo punto, mostrare comunque la capacità di almeno in certi momenti superare degli avversari così tosti, così pericolosi. Onore a loro. Onore a loro, nulla di più.
Onore a loro. E detto questo, però, ormai siamo in dirittura d'arrivo di questo finale. Vi ricordiamo ovviamente domani l'ultima giornata, anche lì ci sarà da soffrire. Vediamo un attimo il bracket, per favore, grazie. Con i Damwon che stanno aspettando, chi domani vincerà tra i Gen.G e i G2 Esports? E anche lì, fortunatamente, ci sono Karen e Terenas, perché noi oggi siamo morti, toccherà loro morire, così poi tiriamo a testa e croce per chi deve fare le semifinali. Sarà devastante. E anche lì domani è una grande dinastia, una grande legacy, vendette, rivincite, chi più ne ha più ne metta, a maggior ragione che per l'appunto siamo usciti fuori contro l'LPL, già una squadra. I Fnatic erano quelli che si erano presi il proiettile per il resto dell'LEC, finendo su quel lato del bracket, quindi adesso ci sono delle aspettative anche abbastanza alte sui G2, già, dopo la performance dei Fnatic di oggi. Questa sarà l'ultimo quarto di finale, quello di domani, di questa fase del torneo. Giorno. Settimana prossima, vi ricordiamo, sabato delle e news. Domenica iniziano le semifinali. E per le semifinali, esatto, ci avete visto in collegamento con Coach Cristo qua per tutte le giornate di questi quarti di finale, per alcuni appuntamenti durante i quarti di finale. Dalle semifinali torna un vecchio amico di PG Esports, torna anche il buon Noodles. Avremo Analyst Desk in studio, avremo tre cast per semifinali e finali. Quindi è uno spettacolo che non vi volete perdere, a maggior ragione, perché questi quarti io direi che ci stanno già saziando per quello che sono. E manca, ci sono ancora due portate. Manca ancora la portata più succosa. Già, io non so come, diciamo, un digestivo serve. Oh, se serve, no, serve, di tutto. Serve di tutto. Signori, detto questo, quindi, abbiamo detto, ci saranno tricast, tridesk, analyst, grandi ritorni, chi più ne ha più ne metta. Ma sì, domani si concluderanno i quarti e poi settimana prossima semifinali e finali. Ma detto questo, oggi si conclude qui la giornata sportiva su PG Esports. Gli appuntamenti come sempre e seguire sui social per ogni aggiornamento. Ma dai, di Noise, da Boomboy e da PG Esports, una buona giornata.